gioco scoperto, forse per la stanchezza. La squadra gioca un po' improvvisata. Azione d'attacco di Tobi Murcucci. Calcio di rigore per il Futsal Melito, fallo nettissimo su Claudio Minicucci che era proiettato in rete dopo un'azione travolgente. Adesso vediamo chi batte questo calcio di rigore. Intanto Rocco De Pietro passeggia nervosamente, ecco Peppe Politano si accinge a battere il calcio di rigore. Peppe Politano contro il portiere della Propellaro. E siamo al circa il quindicesimo del secondo tempo. Peppe Politano pronto a battere, parte, prende la rincorsa, tiro, rete a mezza stessa sulla destra del portiere. Peppe Politano porta in vantaggio il futuro.